Eh? Oh, ciao Angela! Che cosa c'è? Aspetta un attimo, come hai sentito il telefono se non ha suonato quando ho chiamato? Non lo so! Ups! Ciao, come stai? Ieri avevo cambiato la tua suoneria con la mia nuova canzone Che cosa non è amore? Sì, l'ho scoperto quando hai squillato il telefono al Museo del Silenzio. Già, infatti la guida era così arrabbiata che stava per parlare. Ma questo non è un museo, quindi perché non la rimetti? Perché... vediamo come potrei dire. Dai, dillo, detesti la mia nuova canzone. Oh, che cosa? Mi fa impazzire, piace veramente a tutti. Infatti, Hank, cosa ne pensi della sua nuova canzone? Devo andare a guardare le mie carote che crescono. Ho piantato le carote nel mio giardino delle scuse. D'accordo, Angela, va bene. Vuoi sapere la verità? La verità è che... io adoro la tua canzone! Davvero? Sì, assolutamente! E... ora che ci penso, ti posso dire che d'ora in poi mi assicurerò di sentire Che cosa non è amore ogni volta che prenderò in mano il telefono. Oh! E ecco qua! Che cosa non è amore? Sono di terra! Hai lavato quella carota? No, tu hai lavato i tuoi cereali? Eh? Amici, indovinate un po' perché oggi è meglio di ieri e perché domani sarà anche meglio di oggi! Va bene, allora sapete chi è Victoria Payne? Victoria Payne? Non è la crudelissima critica musicale di Pollice in su, Pollice in giù? Già, ricordate quando quel cantante hip hop chiamato Il Duro Senza Lacrime ha pianto? E lei alle sue lacrime ha dato pollice in giù. È eccezionale! Domani quella donna verrà qui proprio per intervistarmi e recensire la mia nuova canzone. Cosa? E perché tu dovresti accettare? Perché se Victoria Payne dà un pollice in su, sei entrato a piano titolo nel mondo della musica. Angela, è un errore, credimi. A Victoria Payne non piace mai nessuno. Pollice in giù, pollice in giù, pollice in giù. Lo so, a volte è un po' negativa, ma sai che c'è? Io sono positiva. E che succede quando un negativo incontra un positivo? A un angelo spuntano le ali. Quasi, succede che un pollice in giù si trasforma in un pollice in su! Non sono tranquillo. Se Angela si arrabbia solo perché la sua canzone non mi piace, come reagirà una recensione negativa di Victoria Payne? Una cosa è certa, quando Angela farà quell'intervista, dovrò starle vicino. Un tocco di primavera. Aspetta! Tom, che stai facendo? Se Victoria è allergica a questi fiori, avrei di certo una pessima recensione. Tom, rilassati, ti stai preoccupando per niente. Non ho mai avuto brutte recensioni. Sì, ma guarda su quali riviste. Mesi Felici, il giornale della positività. E anche Fantastichissimo. E anche Fantastichissimo. Quella in copertina sono io. Anche sulla rivista del sorriso. Rivista del sorriso. Victoria Payne non lavora di sicuro per quel giornale. Lei passa la vita a fare spietatamente a pezzi cantanti. Deve essere lei. In bocca al lupo a me! Victoria, benvenuta! È un onore per me conoscerti! Guardandoti direi che sei senza dubbio Angela. Che cos'era quella mossa? Un inchino! Non era adatto alla situazione, davvero, non era il caso. Posso offrirti qualcosa? Hai freddo? Posso darti un maglione? A volte quando ho freddo io indosso un maglione. Oh no, grazie. Fantastico, intendo non il fatto che non ti serva un maglione, è chiaro. Quando ho freddo indosso un maglione? Oh. Allora... vuoi che parli io o... Scusa, il fatto è che tu sei davvero... deliziosa. Grazie, Victoria. Lo sai anche tu? A cosa ti sei ispirata per la tua nuova canzone Che cosa non è amore? E a proposito, credi ancora nell'amore? Bella domanda, Victoria. Ecco, ho iniziato pensando a tutte le cose che amo e mi sono resa conto che praticamente amo tutto. Sai cosa voglio dire? Io, ecco, non ne sono affatto sicura. Io so cosa vuoi dire, Angela. Io sono Tom. Ciao, piacere. Tom. D'accordo.
Allora ti leggo i titoli delle tue canzoni. Cercando l'arcobaleno in ogni arcobaleno. La felicità allunga tutta una vita. E adesso che cosa non è amore? Quindi cosa rispondi a chi dice che le tue canzoni sono troppo sdolcinate? Qualcuno ha detto questo? Chi? Puoi farmi i loro nomi? Si può dire qualunque cosa su internet, ma non è detto che sia la verità. Sentite, non dovete far caso a ciò che scrivono di voi, d'accordo? Sì, questo è davvero... Oh, sì. Va bene, non ci farò caso. Che cosa non è amore? Già! Yeah! Oh, sì! Sei stata proprio brava! Ottima esibizione. Grazie, sono contenta che ti piaccia. Bene, penso di aver visto abbastanza per scrivere l'articolo. Oh. È stato un piacere avervi conosciuto. Anche per noi lo è stato. Non è perfida come pensavo. Già, la trovo simpatica. Non riesco a capire, non è come ci aspettavamo tutti quanti. Ci siamo sbagliati su Victoria Payne. Io credo che ci siamo preoccupati tutti per niente. Salve, benvenuti nel programma di Victoria Payne. Questa è la mia rubrica Pollice in giù e sei finito. Oggi voglio parlarvi di una giovane promessa del mondo della musica. Lei è Angela, è affabile, è simpatica, ha anche una bella voce e ha scritto un nuovo brano, Che cosa non è amore? Dunque, che posso dire? Vediamo. Allora, per cominciare... Oh, che no. Cosa non è amore sembra scritta meccanicamente, senza alcun rispetto per le orecchie. È sdolcinata con un messaggio falsamente positivo, da mal di testa. Avrei un consiglio per gli amici di Angela, che è questo: non la incoraggiate. Oh, e Angela, ho un consiglio anche per te: scrivi canzoni migliori. Angela, voglio dirti che se ciò che sai fare è tutto qui, non credo canterai ancora, chiaro? Quindi io do ad Angela un pollice in giù. E questo è tutto. Ben... È possibile cancellare internet? Non senza una massiccia eruzione solare. Allora credo che la mia carriera sia finita. Bene. Dunque, è il giorno dopo la recensione e io sono ancora arrabbiata. No, sono super arrabbiata. Sapete una cosa? Stavo pensando che io potrei scrivere una cattiva recensione su Victoria. Adesso basta, non scriverò quella recensione. Volevo farlo, ma poi a che scopo? Rivedendola in rete ho capito che non si risponde al fuoco col fuoco e mi sono detta sì, non puoi, peggiorerebbe solo le cose. Oh, non pensavo che l'avrei detto. Oh no, forse Victoria aveva ragione. Sì, forse faccio venire veramente il mal di testa. Ah, ce l'ho anche io adesso. Oh, e sì, dovrò smettere di cantare. Che tristezza. Lo so, io adoro cantare, ma non potrò farlo mai più. So bene che mi mancherà tantissimo. Angela, non credi sia arrivato il momento di venire fuori da quella coperta? Lui è Tom. Neanche a te piace la mia musica, vero? Va bene, ora basta. Ridammi la mia caverna della tristezza. Non riavrai la tua caverna della tristezza se prima non mi avrai ascoltato. Ne vuoi un po'? Grazie. Prima di tutto, a me piace la tua musica e smettila di dire il contrario. E secondo, perché te la prendi? Che cosa significa perché me la prendo? A te piace la tua musica? Certo. E ti piace la tua nuova canzone? Che cosa non è amore? Era la risposta alla domanda di Tom, ma anche il titolo della canzone di Angela. Sì, adoro la mia canzone! E non pensi che la tua opinione conti più della mia opinione o di quella di Victoria? Vediamo se riesco a chiarire la cosa. Angela pensa che il problema sia la sua musica, ma la soluzione a questo problema è ugualmente la sua musica. Perciò, invece di essere triste, dovrebbe scrivere una canzone che trasformi il pollice in giù in pollice in su. Ah, forse avete ragione. E poi scrivere musica mi fa sentire meglio. Ho sconfitto la tristezza col sorriso del mio viso, e di negatività in me traccia non ce n'è. Non dovrei cantare, non dovrei cantare. E ora ascolta bene, Victoria. Io canterò con la voce che ho. Non ferirmi, non ferirmi, non ferirmi. Angela, non devi cantare. Tu non mi vuoi qui. Hai il pollice in giù. In giù. Stai attenta.
Avevi ragione. Scrivere canzoni mi fa sentire decisamente meglio. Il numero delle visualizzazioni sta aumentando in modo pazzesco. La tua migliore canzone. Grazie, Tom. Su una scala da 1 a 10, voi amici siete i migliori. Oh, guardate questo commento. Angela, sei la mia preferita. Ah, che dolce. La tua canzone mi ha reso felice. Il suo commento mi ha reso felice. Eccone un altro. Angela, sei inascoltabile. Non dovresti mai più aprire bocca. Oh, no. Cosa? Che cosa hai detto? Come si è firmato? Gli daremo la caccia. Tu non mi vuoi qui. Hai il pollice in giù. State tutti dietro di me, se volete vivere. Ah! Ah! Ah!